Siamo qui con Loris Gianfaldoni, tifoso storico del Follonica Gavorrano. Buonasera Loris, sì. Da quanto tempo è che lei segue la squadra del suo paese, della sua città? Diciamo che io sono iniziato a fare il dirigente negli anni 60. Però? E a quei tempi là eravamo pro Follonica, dunque si giocava a promozione. Era veramente un bel ambiente, che c'erano tutti follonichesi, quindi... Vi conoscevate anche un po' tutti all'epoca? Sì. Cosa si ricorda in questi 60 anni, quasi 70, mi scusi, passati, trascorsi a seguire la squadra? Magari un episodio che le è rimasto particolarmente impresso? Cioè, vi voglio raccontare quando io ho iniziato a fare dirigente, come sono cominciato a fare dirigente. Mi chiamarono a fare così, non da dirigente, da dare una mano a un collaboratore. Certo. Da collaboratore, ho fatto il collaboratore per 5-6 mesi. Poi la presidenza mi chiamò, mi scrisse una lettera a casa, mi passò il dirigente della Pro Follonica, che si giocava a promozione a quei tempi là. Ah. E quindi da lì cominciai, io perché altro ho fatto settore giovanile nella Pro Follonica. Quindi le piaceva stare a contatto con i giovani? Sì. E non, io ero un po' un personaggio un pochino alla vecchia maniera. Era un pochino rigido, giovane, rigido nel senso bonario. Nel senso buono, certo. Perché la ragazza cercava di dare un'educazione. Cosa si sente di dire ad oggi a un bambino che veste la maglia del Follonica Gavorrano e inizia e viene al campo, inizia appunto a praticare lo sport del calcio? Io lo invito a venire, però dargli un esempio. Cioè, quando vengono qui non devono pensare a essere eroi, giocare, fare... Cioè, voglio dire, un divertimento. Fa dello sport e poi quando la domenica vengono convocati, poi quello bravino gioca un po' di più normalmente, no? Certo. Normalmente è normale, però tanti genitori questo non l'accettano e non è giusto. Però i ragazzi dovrebbero giocare tutti. Io mi ricordo a quei tempi là, la moda nostra era di quelli bravini giocavano due tempi, va bene? Quelli meno bravi giocavano un tempo. Però giocavano tutti. Cioè, a una certa età, come giusto che sia. A giro, perché non ci deve mortificare un bimbo anche se sa, diciamo, tecnicamente più scarso. Giusto. Quindi, signor Loris, possiamo salutare, ci sta guardando da casa dicendo venite qui al campo, c'è anche Loris che vi aspetta e vi segue e vi controlla. Sì, ora no, perché non sono più dirigente, ora sono... Ora è semplice tifoso. È perché ho 83 anni. Complimenti. Mi sono messo in pace perché ho dato fino ad ora, diciamo così, dagli anni 60 fino ad ora, francamente, a quei tempi là era dura perché, insomma, o sapeva la dirigenza, sapeva un bravo presidente, un certo Nicoletti, che era molto bravo, una persona molto... E c'era tanti dirigenti della vecchia maniera, tutta gente brava, nel senso... Con dei veri valori, diciamo, sportivi. Valori, a tempi là c'erano valori. Bene. Signor Loris, mandiamo un saluto a tutti i tifosi del Follonica Gavorrano, senz'altro, tutti i tifosi. Sì, siamo tifosi. Siete i primi tifosi. Il presidente Maggi, noi, onestamente, ci apprezza, perché certo, sono brava gente e noi siamo qui, quando hanno bisogno di una mano anche ora ci dà, magari per quello che possiamo fare l'età che abbiamo, non è che miracoli si possono fare, però siamo considerati e quindi ci mi fa piacere, certo. Allora vi voglio raccontare, questa non me l'ho dimenticata, ma è di una persona che di un grande amico. Negli anni 75, Marcello, giungo lì, 75. C'ha suggeritori, non vale. Vedendo sempre questa persona al calcio, all'hockey, a tutti gli sport, c'era Follonica, che a quei tempi là c'erano altri sport, c'era l'Ippia, c'era... Cioè, quindi l'avvicinai perché dico, ma questa qui, signore, se io ci parlo ci può dare una mano, perché lo vedo, c'è tanta passione allo sport. E allora lo portai qui. E questo signore qui ha fatto di tutto. Ha fatto il dirigente, che lui ha dato tanto da fare, perché ha fatto risparmiare tanti soldi alla società. In quanto è un tecnico, un elettricista,
e quindi ha fatto tantissimi lavori qui, e questa è una persona che è sempre stata molto, diciamo, apprezzata, perché poi è anche una persona molto seria, equilibrata, e ci ha dato una grossa mano. E questo è sempre qui, eh? Non è che siamo... Quanti anni sono passati? 30 anni, anche, di più, anche 35, diciamo. Allora io direi che la prossima volta intervistiamo Marcello. Che ne pensa? Sì. Merita? Merita, senz'altro, altro se merita. Io la ringrazio tanto e ci vediamo a bordo campo. Va bene. Allora possiamo concludere con un Forza Follonica Caporrano? Senz'altro sì, perché noi tutte le domeniche andiamo sempre quando sono in casa. Certo. Perché fuori le nostre signore ci mandano. Non vi mandano più, eh? Siamo un po' rintronati. C'è un saluto a casa allora? Saluto sì. A casa. Sì. E Forza Follonica Caporrano? Senz'altro sì.